E a Parma tutti i consigli comunali della provincia hanno concesso la cittadinanza onoraria al milite ignoto Luca Ponzi. Difficile per tutti non commuoversi, perché è passato più di un secolo, ma ogni famiglia custodisce un ricordo e spesso è il ricordo di un dolore. Il momento più toccante della cerimonia del 4 novembre è stato quando tutti i sindaci dei 44 comuni della provincia di Parma hanno consegnato nelle mani della più alta autorità militare presente la pergamena con cui i consigli comunali hanno conferito la cittadinanza onoraria al milite ignoto. Un momento veramente altissimo, toccante, molto significativo, che in un qualche modo dovrebbe far riflettere e in un qualche modo ci sprona ancora una volta a pensare al vero significato del sacrificio e al significato dell'unità che tutti dobbiamo avere, cittadini di qualsiasi età, di qualsiasi estrazione, per andare avanti al meglio per il bene del nostro paese. Quest'anno, in occasione del 4 novembre, festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia, è stato infatti celebrato anche il centenario della tumulazione della salma di questo soldato sconosciuto all'altare della patria. Simboleggia quindi la comunità di persona, di individuo che ha offerto se stesso al bene, per il bene comune. Un grazie quindi per uomini e donne in divisa e per il loro impegno nel periodo più difficile della pandemia, ma ciò che è emerso dai vari interventi è la necessità di coinvolgere in questi momenti le scuole affinché non restino un semplice appuntamento commemorativo, ma diventino la base su cui costruire un'identità comune.